Chiudiamo con il fumetto indipendente, protagonista della self-area di Lucca Comics, e un'intervista a Federico Frusciante, youtuber esperto di cinema. Ciao, sono Alessandro dei Licaoni. Siamo qui alla Self-Area, un posto fighissimo e stupendo che consiglio di caldeggiamento seconda. La Self-Area è un posto meraviglioso dove vivere. Qui possiamo vedere dei disegnatori, ecco, vediamo nel loro habitat. Il disegnatore più grande usa un pennello, il disegnatore più piccolo usa un pennarellino. Siamo la Krakatoa Incorporation per l'ennesimo anno qui a Lucca Comics a presentare i nostri fumetti. Quest'anno in anteprima le avventure di Chuck Norris. Abbiamo pubblicato Carogne, un'avventura di zombie, Cazzotto, un mescolone di storie brevi con anche la partecipazione del famosissimo Massimo Bonfatti, Deliri, Gogliardate, Fumettacci, Underground, Krakatoa Incorporation. Siamo un'associazione culturale che si occupa di promozione di fumetto indipendente e andiamo all'estero, facciamo scouting, conosciamo realtà di autoproduzione o piccole case editrici e le portiamo in Italia, le facciamo conoscere. Abbiamo aperto un laboratorio di stampa a Bologna da poco e una libreria dedicata a questo mondo di fumetto alternativo. La performance è stata, come al solito, una performance collettiva, come ogni anno da 4 anni facciamo, e quest'anno credo avremo trovato la formula definitiva, cioè la formula della scrittura di una storia più vignette con diversi autori. È stata una cosa un po' azzardata perché, come al solito, non sapevamo come sarebbe andata a finire, però come al solito i nostri standisti hanno risposto bene e con professionalità. Oltre alla performance c'è da segnalare che l'attività del padiglione è stata molto variegata, piena di piccole cose diverse tra loro che hanno portato poi il padiglione ad avere una qualità alta e una bella eterogeneità di prodotti. Insomma, ancora di più si conferma che l'editoria indipendente è tutt'altro che marginale e ha grandissime potenzialità. Quindi un libro sfogliabile che da qualche anno stava frequentando le fiere del fumetto e quest'anno a Lucca siamo venuti con i suoi flipbook e con un ospite speciale, un nostro amico Spampino, che presenta il suo nuovo fumetto tascabile, le vignette di Tappolino e Spermicchio. Fuori, grandissime, sono una figata pazzesca, mancano pochi secondi, prendo un'aspirina e ciao! Ciao a tutti, noi siamo l'Official Ratman's Fans Club e stiamo facendo una raccolta fondi in favore di Changamano Onlus e questo è il portfolio commemorativo per i 100 numeri di Ratman Collection. Tutto il ricavato va in beneficenza. Abbiamo solo 30 secondi e vi dico che questo è lo stand più erotico di tutto Lucca Comics, quindi se avete voglia di divertirvi, passate. Questo qua è un progetto che hanno creato Riccardo e Jacopo. E secondo me è un progetto molto bello,
una novità molto bella, infatti è piaciuta tantissimo sia ai ragazzi che hanno fatto i disegni, quindi ai disegnatori è piaciuto molto, ma anche al pubblico è piaciuto tantissimo, infatti si sono appassionati tanto, c'è stati tanti ragazzi che sono venuti il primo giorno e poi sono ritornati di nuovo per vedere come andava a finire. E infatti secondo me stasera, quando sarà finito tutto e sarà stato tutto allestito, verranno molto, perché è molto piaciuto. E poi anche i disegnatori stessi si sono molto divertiti, perché si sono messi a vedere un attimo come poter gestire il disegno, cioè il fumetto, come potevano organizzarlo. Insomma, è piaciuto molto, come progetto è piaciuto tanto. Capelli oppure sono semplicemente macabri. Quest'anno invece abbiamo il secondo volume di Lupi e Mipi, il primo è uscito per la scorsa Selfaria, quest'anno invece è edito da Shakdom. Ragazzi, siamo Katlang, venite a trovarci alla Selfaria, quest'anno abbiamo Il Pallaio, che è storie di vecchi in una bocciofila. Si staccano, si leggono e si diventa vecchi a forza di leggere. Alessia in Cosplayland è la storia vera di Alessia, che non è soltanto una famosa cosplayer, ma è anche una ragazza che attraverso il cosplay ha imparato a affrontare le limitazioni di una malattia invalidante. Il progetto è in autoproduzione, sta andando abbastanza bene, però aiutateci ancora di più. Il lancio è positivo, la postazione, anche se decentrata, non ha fatto vedere un particolare calo delle visite, e l'affiancamento con la Comic Artist Alley è stata, a nostro parere, un'idea più che azzeccata, perché entrambe le parti non si sono disturbate e hanno collaborato attivamente. Il padiglione in sé per sé è stato un successo, è andato bene. Gli stendisti hanno espresso dei pareri positivi e, come al solito, terremo conto degli eventuali giudizi per vedere di far meglio ancora l'anno prossimo. Da un punto di vista logistico è funzionata abbastanza bene, c'è stata una buona organizzazione, la Selfaria è molto tranquilla, mi è riuscito abbastanza bene coordinarla, poi ci sono i ragazzi che sono molto bravi, mi hanno ascoltato molto, poi anche gli stand, gli stagisti sono molto bravi, anche i fumettisti collaborano, insomma c'è stata una buona organizzazione, poi qui è molto tranquillo, ci divertiamo abbastanza, anche perché anche se è un lavoro bisogna anche un po' divertirci, perché visto che è Comics and Games, un pochettino anche se dobbiamo lavorare, perché giustamente è un lavoro, però bisogna anche divertirci, bisogna essere anche allegri. Luca, perché sono venute le prime volte da ragazzo, quando ci furono i primi Lucky Comics che era dentro il palazzetto. Mi ricordo che venni perché io da ragazzetto ero abbastanza in fissa con Dylan Dog e un po' tutti i fumetti dell'orrore Splatters, che mi hanno detto che quest'anno rinasce con numero uno, quindi sono contento, della rivista che nei miei tempi funzionava. Quindi ero venuto a vederlo e mi ricordo che fui emozionato perché conobbi un disegnatore che era un architetto famoso, era Corrado Roy, che disegnava per Dylan Dog. E mi fece su questo muretto al volo un Dylan Dog in 30 secondi su un pezzo, su un tovagliolo, che per me era valso tutte le ore di viaggio qui per lui. Dicevo, perché questa volta? Perché essendoci lo stand dei Licaoni ed essendo
stato subissato da telefonate, chiamate, messaggi, devi venire. E vengo, tanto sono qui a Livorno. Il mio problema è sempre liberarmi dal lavoro, perché quando lo fai per mestiere queste cose è facile, quando le fai perché e non ci guadagni una lira, lo fai solo per passione e ci rimetti, è meno facile perché poi il mutuo da pagare alla fine mese, quindi è casino. Però quest'anno ero particolarmente interessato, uno, perché la mia moglie è fissata con gli anime, manga, così, le ho detto vai, era libera 6 ore di sputtare un po' di soldi in queste cazzate. Per me, per lei cose. Due, perché mi sembrava brutto, visto che la gente è venuta qui e sta comprando a decine e decine di magliette e DVD dove c'è la mia faccia, mi sembrava brutto non potermi fare una foto, un autografo, perché ho notato che questo fanatismo che io non ho mai, cioè io ho incontrato Lou Reed, Robert Plant, gente che per me, ma io gli ho dato una mano, buonasera e grazie, ne manco la foto, capito? Che per me questa è una cosa un po' che va un po' oltre. Però capisco che in realtà probabilmente il problema è mio. Quindi Luca era interessante venire qui proprio per dare una mano a Licaoni, perché sono un gruppo che merita, una mano a me stesso perché Duvain mi manda un fanno, e poi di dare sul campo, insomma, diciamo, un po' di soddisfazione a questi ragazzi che comunque aspettano il mio video, no? Ci aspettano un cazzone terza mediato che gli dice cosa guardare o non guardare e ci credono, quindi questa è la cosa più bella del mondo. È un film che andrebbe davvero proiettato. Guardate questo film, non fate niente che c'è in questo film e farete bene nella vita, nelle amicizie, non solo nel cinema e in ogni tipo di arte. Poi cosa successe? Che loro nel 2010-2011 li misero su YouTube, sul loro canale, no? E fecero un 30.000 visualizzazioni in un paio di mesi. Allora dissero, perché no? Vediamo se può piacere. Allora vennero in negozio e mi dissero, di quello che ti pare, poi lo monto io. Ecco com'è nata. Che magari sparo una cazzata e me ne accorgo il giorno dopo. Però anche lì è il problema, siccome io sono un parecchio timido e un po' stronzo, non li riguardo i video, capito? E quindi ciò nasce il fatto che quando dico le cazzate non me ne accorgo. Mi devono dire, oh, hai detto questo, una stronzata, e io, ah sì, scusa. Basta. I video sono nati per divertimento. Poi piano piano sono diventati una passione per chi li guarda, non tanto per me. Cioè io sono piccolo di natura, non farei un cazzo da mattina a sera, quindi nemmeno quelli, però la vita è una. Quando capisci che la morte è una più che la vita, lascia un piccolo segno. Se non vai a compromessi e fai il tuo e non duri fatica, perché no? Cioè è chiaro, se questi video mi dovessero dire, ti do 3.000 euro al mese, me li paga Mediaset, ma non posso dire il cazzo che mi pare, io faccio il campeggiatore e non vedo una lira tutta la vita, cioè me ne frega un cazzo. La cazzata più grossa è che mentre parlavo dell'uccello delle piume di cristallo di Dario Argento pensavo al personaggio di Dio di Bud Spencer, e non so perché l'ho collegato al barbone CEO di Fuochi d'Artificio. Ho detto che era CEO nel film e mi cervello ha fatto questo collegamento allucinante e pensavo che io Fuochi d'Artificio l'ho visto alla porta solo 15 anni fa, quindi manco me lo ricordo. Eppure ce n'è che il mio lavoro insegna a qualcuno, sono al Dams e ti ho detto la cazzata. Capisco. L'unica cosa che io dico è che chi fa i video su YouTube non pesa abbastanza quello che dice. Cioè io mi prendo, io ci metto la ghigna e mi prendo la responsabilità. Quando io dico che il Dalai Lama va a Masterchef e fa cacare 1.000 volte e che il Tibet quindi si merita di non essere libero, lo dico con coscienza mia. Cioè il Dalai Lama fa tanto lo spirituale e va a dormire a casa di Richard Gere. Cioè perché vai lì e muori per i tuoi ideali? Il mondo per me è assurdo, mi incolpano di cose quando sono pensieri miei se permettete sono mia. Stai zitto Argento, si capisce che poi Fulci fosse bello e si batteva la pipa Vicco Bui, era un grande, per questo era un pagno, non gli fregava un cazzo, gli bastava di ampare, non voleva avere pretese artistiche, lo fa in quanto proletario, ancora più interessante di te che eri comunque figlio di qualcuno, questa è la logica, quindi lascia sta Fulci, non tocca la santa. Quindi a me non sopportano il fatto che unisca per esempio l'arte alla politica in maniera assidua. Per me la politica, dal greco, fanno tanto i greci, è la politica, è l'arte di vivere, l'arte di sapere, di mettere qualcosa di proprio in ogni cosa che si fa e si dice. Quando mi dicono di mettere la politica da tutte le parti, sono io la politica. Io mi ci devo mettere se faccio un video da tutte le parti, se no mi importa una sega, faccio un audio dove leggo il testo di un altro. Essendoci io sono così. Le cazzate ne dico perché è il bello della vita. Io le cazzate le dico anche apposta, perché una cosa che mi è sempre piaciuto è dire... Boh, bello la delle biciclette di Pasolini e vedere il grande esperto di cinema che fa sì, Pasolini era un grande e non riesce a capire di chi è il film davvero. E allora io insisto per mesi, sono proprio una bambina di 12 anni, sono proprio un cretino. E su questo anche con la musica, quando mi dico che Waters è un grande, ha scritto roba incredibile come Lucifer Sam, come questa, sì, Waters quando l'ha scritto Barrett è un Sam, e i più belli sono i fan di Pink Floyd, perché mi offendo con Pink Floyd? Pink Floyd sono fantastici, ma odiano Barrett, i fan di Pink Floyd. Mi devono spiegare perché.
vorrei mettere Dark Side of the Moon con Pirate the Gates of Now, no, vorrei mi mettere. Il problema è che io dico il cazzo che mi pare, sempre e comunque, non ho filtri, né politici, né partitici, né di che cazzo volete. Nella stronzata, ecco che torna lo spirito di Dario Argento. Lo gradisco che la sua spiegazione sia fantastica. Parlando del fatto che io sono convinto che non si vive ma si muore una volta sola, no? Quante volte muori? Una. Vive, vivi poco, ma morire una volta è sicura. Diceva bene Woody Allen, no? Il sesso e il decesso sono due cose sicure. A 40 anni manco più il sesso, quindi solo il decesso, però perlomeno è sicuro. Cioè io Frusciante spero di essere il punto zero perché qualcuno capisca che le cose le puoi fare come le faccio io, senza avere posizione da nessuno, non che impari da me, però da me ce l'impara un cazzo, leggano i libri fanno meglio, ma da me puoi capire che sei libero, cioè libero di dire quello che vuoi davvero, nonostante tu vivi in una dittatura come quella italiana, perché in Italia non siamo liberi, ve lo scordate, e secondo me voi già qui mi avete fatto di quelle cazzo voglio, e quindi per me è buono questo programma. Quando invece ho avuto interviste da gente famosa, diciamo così, fermo un attimo, questa cosa non si può dire, io mi sono alzato e mi sono levato di uno e dammela l'intervista, non la pigli, ci vuole molto. C'è la sincerità, che io mal sopporto in questo mondo che la gente non dica faccio il film con Manzina perché mi paga, ma perché è un bravo regista. Cazzo dici? Che a me se mi chiama Cronenberg, mi ci vuole gratis, lo pago. Però se mi dai soldi è meglio. Insomma, ma non perché i soldi sono qualcosa, ho detto io sono marxista, ci faccio quello che cazzo voglio. Però purtroppo quando nasci da me, da famiglia povera, proletaria, devi pagare 30 anni una casa, se ti danno i soldi per pagarla, la casa perlomeno il tetto sulla testa ce l'ha. Chioso su questo cesso di film dicendo che la deformazione della sua protagonista diciottenne è perfetta come è deformata la società dei diciottenni di ora, attaccati esclusivamente, non a caso la punizione più grossa che si può fare lì è levare il telefonino. Dio mio, il telefonino Facebook, impazziscono come se fosse vera, la vita esce e piglia un po' di sole e morirà mia. Mi hanno detto tutti qui, poi sono tuo fan e capisco che ormai in questa società anglosassone anglofona bisogna essere fan. Io preferivo ti seguo, non lo so, ti ascolto volentieri, mi dà il senso di una riflessione, cioè l'essere fan mi sa il senso, ti seguo a priori perché dici le cazzate o tre parolacce e mi infastidisce. Io non voglio apparire come un buffone e i buffoni di corte sono altri, i buffoni li pagano, a me non mi danno una lira per dire le cazzate che dico, al limite quindi ditemi che sono un cretino ma non un buffone, la cosa che mi dà più fastidio, poi le offese su internet, la gente non capisce che io faccio finta di arrabbiarmi, li porto al limite, cioè le offese verso di me sono state basta con questi peli del naso, cioè come peli del naso? Lui mi hanno offeso per un corto e ha detto, ma però Frusciante si può vedere c'ha peli del naso, io non conosco essere umano senza peli del naso, o almeno che tu non sia un visitor. La tua domanda è intelligente ma stupida, senza offesa, nel senso che il fan è sempre ragazzino. Quello che è fan dei Pink Floyd ora di 50 anni è iniziato ad ascoltarli a 13 e diventi fan. Cioè quando sei bambino ti affeziona una cosa come fosse tua madre. Cioè io posso dichiararmi forse di essere fan di Goldrake, perché lo guardo anche ora come con gli occhi di quando avevo 7 anni, ma non sopporto essere fan. E quindi quando io dico alla gente non siate fan del Frusciante, il Frusciante c'ha più problemi di voi, ma che fanneggi? Fanneggiate la gente che mangia le ostriche e beve lo champagne come Pink Floyd, non me lo prendete cazzo a me, cioè io ho altre cose a cui pensare, cercate con me di capire perché io dico di non essere fan. Cioè, vale per tante cose, i dischi brutti sono brutti, perché un fan deve capire un cazzo? Ah, Bowie, cioè io se incontro Bowie per la stretta di mano e ci vorrei parlare di come ha lavorato nella trilogia Veronese Ombrianino, non me ne frega un cazzo dell'autografo, io stessa, oggi avevo firmato 500 autografi, cosa te ne fa dell'autografo? Parliamo. La vedo così, però è anche vero che quando hai 15 anni magari è più difficile, però questo penso dei fan, che è giusto che ci siano, ma che sono chiaramente giovani. Perché una persona adulta non può essere fan di nient'altro che non sia la top e le droghe. Cioè devi essere un fan, però sei un fan di qualcosa che in realtà alla quale dai un valore te. Cioè, a me mi levi The Joint, non mi levi nulla, tipo. Mi levi la trilogia di Bowie, ma ammazzi. Quindi in realtà sono fan delle cose futili. È bello essere fan delle cose futili, essendo io però futile a bestia, probabilmente hai ragione. È pieno di fan perché quelle di io sono cazzate più di quello che credo. Ecco. Il giallo, la trama è il mago Silvan deve scoprire come mai un mostro da circo con l'ittero ammazza le puttane. Non si scoprirà molto bene perché è un film tirato a merda. Sì, è geloso, ma no, non lo dice, non esiste. Cioè, perché? Perché c'ho l'ittero? Ora sono immerso in un po' di puttanate, nel senso che ora un paio di giorni sono a Foligno e sarò immerso
a parlare con Deodato e Bava, che per me è una soddisfazione perché sono registi con cui sono cresciuto, e poi mi interessa questa cosa di questi corti anche perché vado a Foligno, dove c'è un grande regista che si chiama Sfascia, che ha collaborato con Terry Gilliam, che gli ha fatto una parte nel film e che non riesce a trovare la distribuzione per il suo grande film I Wreck You. È una vergogna, è veramente una vergogna. Quindi vado lì, poi dovrei andare a Sassuolo, ho tanti festival, tanti posti dove mi invitano, e in più progetti miei, cioè dovrei fare una web serie se mi caerà, lo dico qui in prima, al Misischi, all'Allegri, al Ciane, tanti miei amici che fanno regista, per avere mezzi e lavorare a costo zero e fare una web series di 15 puntate molto cinematografica impregnata sull'Armageddon e l'arrivo della distruzione del mondo in maniera lovecraftiana. Quindi sarà interessante fare un horror fantasy ispirato a BAM, non so se vi ricordate il cartone animato, è un tipo di fantasy che deve essere fumettista, sì, fumettistico sì, ma nel quale vogliamo dare dei piccoli messaggi che però non devono mai superare il genere, se no facciamo un film politico. Questa è la prima cosa, poi ho i video con i Caoni, e poi ho da girare da protagonista un paio di corti, e poi ho da girare altri 5-6 corti nel giro di 2-3 mesi, dove però mi fanno fare il classico cameo, perché si sappia, a me recitare mi fa cagare, mi garba stare dietro. Prima un bambino di 12 anni mi ha detto, a me mi garbava i Pokémon, ora la mia cosa preferita è Cronenberg, mi sono sentito di avere Tassiuro, poi chiedo la Izzo, e quello accanto mi ha detto grazie a te il mio film preferito è C'era Volta in America. 12 anni fa, magari lo so che sono cazzate perché io sono un non musicista, quindi la mia soddisfazione sarebbe portare la mia musica a giro. Siccome la musica non mi caga nessuno perché è commerciale come una seggiolata di merda nel viso, questa cosa è un po' più commerciale, non credevamo fosse commerciale questa cosa, e quindi siamo contenti. Aspetto che sia passata la distruzione del mondo, vuoi che continui?